Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così tu possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitoli 4 e 5, 10 e 12 settembre 1900. Questa mattina mi sono trovata fuori di me stessa e vedevo le tante nefandezze e peccati enormissimi che si fanno, come pure commessi contro la Chiesa ed il Santo Padre. Onde, ritornando in me stessa, è venuto il mio adorabile Gesù e mi ha detto: che ne dici tu del mondo? Ed io, senza sapere dove voleva sbattere questa domanda, impressionata com'ero delle cose viste, ho detto: Signore benedetto, chi può dirvi la perversità, la durezza, la bruttezza del mondo? Non ho parola come dirvi quanto è cattivo. E lui, prendendo occasione dalle mie stesse parole, ha soggiunto: hai visto com'è perverso? Tu stessa l'hai detto, non c'è modo come arrenderlo. Dopo che gli ho tolto quasi il pane, se ne sta nella stessa tenacità, anzi peggio, e per ora va a procurarselo coi furti e con le rapine, facendo danno al suo simile. Quindi è necessario che gli tocchi la pelle, altrimenti si pervertirà maggiormente.
Chi può dire come sono restata di stucco a questo parlare di Gesù? Mi pare che sono stata io l'occasione come farlo sdegnare contro il mondo. Invece di scusarlo, l'ho dipinto nero. Ho fatto quanto ho potuto dopo scusarlo, ma non mi ha dato retta, il male era già fatto. Ah, Signore, perdonami questa mancanza di carità ed usate misericordia. Continua quasi lo stesso. Questa mano nel venire ha versato le sue amarezze ed io sono rimasta tanto sofferente che ho cominciato a pregare al Signore che mi desse la forza e che mi sollevasse un poco, che non potevo resistere. In questo mentre mi è venuto un lume nella mente che facevo peccato in ciò fare. E poi che dirà il benedetto Gesù che mentre in altre occasioni l'ho pregato tanto che versasse, questa volta che senza farsi pregare aveva versato andavo cercando sollievo? Pare che mi vado facendo più cattiva e giunge a tanto la mia cattiveria che anche innanzi a lui stesso non mi astengo di commettere difetti e peccati. Onde non sapendo che fare per riparare, ho risolto nel mio interno che per questa volta, per fare un maggiore sacrificio e darmi una penitenza, a ciò che la mia natura un'altra volta non ardisse di cercare sollievo, ho risolto quindi di rinunziare alla venuta di nostro Signore e se venisse dovevo dirgli: non venite, abbiate compassione di me e sollevatemi. Così ho fatto ed ho passato parecchie ore in denso patire senza Gesù, quanto mi costava amaro, ma Gesù avendo di me compassione, senza che lo cercassi è venuto ed io subito gli ho detto: abbiate pazienza, non venite perché non voglio sollievo. E lui: figlia mia, sono contento del tuo sacrificio, ma hai bisogno di un ristoro, altrimenti verresti meno. Ed io: no, Signore, non voglio sollievo. Ma lui, avvicinandosi alla mia bocca, quasi per forza, ha versato dalla sua bocca qualche goccia di latte dolce che ha mitigato il mio patire. Chi può dire la confusione, il rossore che provavo innanzi a lui, aspettandomi un rimprovero? Ma Gesù, come se non avesse avvertito la mia mancanza, si mostrava più affabile, più dolce. Io, vedendo così, ho detto: mio adorabile Gesù, una volta che avete versato in me, io soffro, non dovete risparmiare il mondo, non è vero? E lui: figlia mia, ma tu credi che io abbia versato tutto in te? E poi come potresti affrontare tutto ciò che di castigo verserò sul mondo? Tu stessa hai visto che per quel poco che ti ho versato non potevi resistere, se non fossi venuto ad aiutarti l'avresti finita. Ora, che sarebbe se versassi tutto in te? Cara mia, ti ho dato la parola, in parte ti contenterò. Dopo ciò mi ha trasportato fuori di me stessa, in mezzo alle genti, e continuavo a vedere tanti mali, specie macchinazioni di rivoluzione contro la Chiesa, e tra la società di uccidere il Santo Padre e sacerdoti. Io mi sentivo straziare l'anima nel vedere queste cose e pensavo tra me: se non sia mai giungessero ad effettuarsi queste macchinazioni, che ne sarà? Quanti mali ne verranno? E tutto afflitto ho guardato Gesù e lui mi ha detto: e di quella sommossa successa di qua, che ne dici tu? Ed io: quale sommossa? Nel mio paese non è successo niente. E lui: non ti ricordi la sommossa di Andria? Sì, signore. Ebbene, pare che è niente, ma non è così. Quella fu tutta occasione ed è un attizio, una forza ad altri paesi come smuoversi e spargere sangue, recando oltraggio alle persone sacre ed ai miei templi. E perché ognuno vuole mostrare quanto sia più bravo nell'elettrizzare il male, faranno a gara a chi possa più farne. Ed io: ah, Signore, date pace alla Chiesa e non permettete tanti guai. E volendo io più dire, mi è scomparso, lasciandomi tutta afflitta ed impensierita. Ora, questi due capitoli sono abbastanza impegnativi e molto seri perché parlano del dilagare di un'enorme quantità di mare nel mondo e di una parte di questi peccati commessi nel mondo che si rivolgono in attacchi diretti commessi contro la Chiesa ed il Santo Padre. Addirittura si dice che giungeranno ad uccidere il Santo Padre e i sacerdoti. Ora, qui siamo nel 1900, insomma, purtroppo di sacerdoti morti ce ne sono stati diversi dopo questi periodi, no? Adesso a memoria, per quello che ricordo della storia, insomma, a parte le due guerre mondiali, ma per esempio,
sia nei tumulti del Messico, l'epopea dei Cristeros, molti l'hanno visto al film, in Cristiada, sono morti un sacco di sacerdoti, uccisi, e così come nella Spagna franchista sono successi un sacco di eventi, insomma, che hanno coinvolto anche religiosi e clero, no? E poi, insomma, le cose un pochino più recenti che si sentono, insomma, in varie terre di missioni, no? Uccisioni di vescovi, di sacerdoti. Adesso recentemente è stato annunciato che sarà canonizzato quel vescovo Romero che è stato ucciso a San Salvador, no? E poi abbiamo anche l'attentato al Santo Padre Giovanni Paolo II, che è stato fatto nell'81, e sempre quella speranza, insomma, che questo sia il compimento del famoso terzo segreto di Fatima, no? Che non sia mai che dovesse esserci un seguito, che qualche papa viene ucciso sul serio, insomma, no? Speriamo chiaramente di no. Però certamente abbiamo visto queste parole che Gesù ha detto, poi veramente richiamano molto proprio il terzo segreto di Fatima, no? Quella visione di questa città desolata, insomma, con il Santo Padre che cammina su questo monte, insomma, in mezzo a una montagna di cadaveri, no? Quello che abbiamo visto nel secolo scorso e che ancora non sembra cessare, anzi attinge tinte nuove, è davvero impressionante. I peccati commessi contro la Chiesa e il Santo Padre, purtroppo oggi si assiste dico con tanta sofferenza, a delle operazioni che, per quanto, insomma, possano essere compiute in buona fede, a volte, nel senso, sembra che la Chiesa ci abbia i suoi nemici, i suoi picconatori dall'interno, ecco, nel senso che con tanti pretesti e con tante cose, cioè, si esternano, non so, critiche, giudizi, che vanno a colpire anche molto in alto e che fanno certamente un male enorme alla Chiesa, no? Cioè, stiamo perdendo anche un pochino noi, che lo perdano, insomma, le persone del mondo, pazienza, insomma, specialmente in una società, nelle società attuali che sono, si autodefiniscono laiche, meglio sarebbe dire laiciste, insomma, nel senso che hanno perso, diciamo, la riverenza dovuta verso il sacro e le persone sacre. Però a volte ce lo dimentichiamo anche noi, insomma, no? Qui si assiste a delle brutte cose anche dentro la Chiesa. Per cui, dinanzi a queste parole di Gesù, penso che tutti quanti dobbiamo veramente metterci in silenzio. La Quaresima è tempo assai propizio per questi tipi di operazioni, ecco, rinnovatrici, purificatrici, di profonda conversione. Noi non possiamo contribuire allo sfascio della Chiesa. I figli della Divina Volontà in particolare, ma ripeto, amano la Chiesa, difendono la Chiesa, certamente non negando le cose che non si possono negare o difendendo l'indifendibile, no? Ecco, ma quantomeno portando le persone a pensare, sì, purtroppo degli scandali ci sono stati e ci sono, però nella Chiesa c'è anche tanto bene, c'è anche tanta santità, questo noi dobbiamo dirlo, questo qui, no? Amare la Chiesa, ripeto, e soffrire nella Chiesa, farsi carico anche delle debolezze, dei peccati di qualche membro o uomo di Chiesa, cioè prenderlo noi, cioè, perché Gesù fa vedere tutte quante queste cose a Luisa? Non certo perché Luisa prenda un mitra e comincia a sparare contro i peccatori del mondo o a inveire. Gli fa vedere tutte queste cose perché la prima cosa che fa, senza neanche chiederglielo, versa in bocca la sua amarezza. Cioè, gli chiede delle sofferenze espiatorie per queste cose qui. E gli dice, guarda, hai visto? Te l'ho andato un pochino, hai sofferto talmente tanto che se non venivi a consolarti saresti morta. Quindi te ne do un pochino alla volta, cioè qui dinanzi a tutte queste cose, io spero che i figli della Divina Volontà capiscano bene tutto questo, no?
dinanzi al dilagare del male, del peccato, dinanzi anche al dilagare di tante cose non edificanti che avvengono purtroppo dentro la compagine del corpo ecclesiale, ci sono dei modi differenti di reagire. Ora, tutti quanti coloro che desiderano vivere nella divina volontà e fare la divina volontà devono farsi questa domanda. Io certamente nella meditazione, essendomela fatta tante volte, posso, diciamo, suggerire la risposta che a me personalmente sembra conforme alla divina volontà, ma questo è un problema che in coscienza tutti si devono porre. Cosa si fa? Cosa vogliamo? Quale sarebbe la volontà di Dio in un contesto di questo genere? Questo scritto è già la risposta a questi due capitoli. Ma la croce, il mistero della passione e della morte in croce di Gesù è la risposta. La vita della Madonna, che ha vissuto tutta nella divina volontà, è la risposta. È la risposta. Cosa ha fatto Gesù? Ha preso su di sé, soffrendo e morendo, peccati di altri, essendo innocente, offrendoli al Padre, fino a morire di una morte orrenda per questo. Ma cosa ha fatto e cosa fa la Madonna? La Madonna invita a pregare, la Madonna invita ad amare, la Madonna invita a fare penitenza e a sacrificarsi e basta. La Madonna non punta dita, la Madonna non urla, la Madonna non fa rivoluzioni, cioè, le rivoluzioni si fanno contro la Chiesa, non dentro la Chiesa. E basta. Quindi, cioè, questo aspetto della vita nella divina volontà, non dimentichiamo, insomma, che a mio avviso non è un caso che le rivelazioni della divina volontà siano state rivolte a Gesù da un'anima, certamente che ha delle sue particolarità, ma che era anzitutto prima ancora di essere una figlia della divina volontà, la prima figlia, la piccola figlia della divina volontà, era un'anima vittima. Chi sono le anime vittime? Le anime vittime sono coloro che prendono sul serio l'azione che Dio ha fatto per salvare l'umanità. Cioè, perché qui andiamo proprio al cuore, al centro della nostra esistenza, che vale anche per le cose più comuni, più ordinarie. C'è il Vangelo, c'è. Noi, cioè, che cosa dobbiamo fare? Se una persona ci dice stupido o ci offende, Gesù nel Vangelo cosa dice di fare? Gesù dice di perdonarla e di rispondergli bene. Se qualcuno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu devi porgere anche l'altra. Non dice prendi il mitra. Quando San Pietro ha preso la spada nel Getsemani, ha tagliato l'orecchio a Marco, gliel'ha rimessa a posto Gesù. E ha detto rimetti la spada nel fodero. Perché se io volessi non c'è bisogno che tu prendi il tuo coltellino e ti metti a fare il pistolero. D'accordo? O il giustiziere della notte, mio padre mi manda una legione di angeli e questi li sterminiamo tutti quanti, ma non si fa così. Capite? Cosa hanno fatto i santi dinanzi alle situazioni molto molto reali? Cosa ha fatto Santa Rita dinanzi a un matrimonio che non amava, che non piaceva, dinanzi a un marito difficile, a tratti violento, che gli ha avvelenato la vita? Cosa ha fatto? È rimasta al posto suo, ha offerto le sofferenze. E attraverso di quello ha ottenuto la conversione del marito che prima che morisse ammazzato, come meritava di morire, perché era insomma quello che era, almeno si era rimesso in grazia di Dio, forse all'inferno non ci è andato. E una moglie santa che ha veramente immolato la vita, soffrendo, ha salvato l'anima dello sposo, che lei non voleva e non voleva nemmeno sposarsi perché voleva entrare in monastero. Ma cosa ha fatto dinanzi alla richiesta dei genitori di prendere il marito questo? Ha fatto Fiat, che capite? Non a pensare, ha fatto la volontà di Dio, non la sua. Io penso che sia molto importante confrontarci con queste cose. Noi troviamo sempre 100 miliardi di pretesti, no? Ecco. Le persone che sono un po' troppo belligeranti, ecco, cominciano a prendere a pretesto l'unico episodio in cui Gesù ha fatto un gesto estremo, che è quello quando cade la meditazione, questa meditazione cronologicamente è stato il Vangelo,
della terza domenica di Quaresima dell'anno B, la purificazione del Tempio, no? Non mi ricordo se di questa domenica o di quella precedente, insomma, comunque recentemente l'abbiamo letto nella liturgia. Ma lì Gesù spiega subito che compie questo gesto in quanto Dio. Dice, quale autorità tu hai per fare una cosa del genere? Distruggete questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere, cioè questa è casa mia. E io per una volta nella mia vita faccio un gesto forte per far capire come si sta in casa mia. Ma questo l'ha fatto per una volta. E lo ha fatto in quanto Dio. Ma quello che poi ha fatto per salvare noi non è stato prendere la frusta e massacrare tutti quanti i peccatori e fargliela pagare, fargliela vedere lui. D'accordo? Ma lui i peccati li ha presi su di sé, con la passione e con la morte. Cioè qui stiamo proprio alla quintessenza del Vangelo. Al cuore della divina volontà. Cioè, noi, figli di Dio, anzitutto, e poi ancora di più se figli della divina volontà, abbiamo una visione del mondo che è capovolta e non possiamo far rientrare la visione umana attraverso i buoni pretesti, che questa è un'operazione satanica. Il diavolo fa sempre in modo che ciò che non è volontà di Dio, ma che è volontà umana o sua, ti appaia come no, doverosa, attraverso una montagna di giustificazioni, di pretesti, che sembrano tutti quanti, per le persone che hanno comunque retta intenzione, buone, opportune, addirittura volute dal Signore, oppure ci sono le circostanze straordinarie che legittimano qualunque sorta di eccezione a qualunque tipo di comportamento, ma come non vedere che sono inganni questi qui? E che si riposa assai meglio in ciò che sappiamo con certezza, perché Gesù Cristo in croce ci è andato. Questa non è una rivelazione privata o un'opinione di qualcuno. E ci è andato per qualche motivo ben preciso. La Madonna c'è stata sotto la croce, d'accordo? E non è stata sotto la croce a distribuire anatemi o accidenti alle persone che stavano intorno, uccidendo un innocente e facendola soffrire. Non ha fatto questo sotto la croce. Ha pianto, ha offerto e ha pregato. A proposito di rivelazioni private, una rivelazione privata dice che il buon ladrone si è girato verso Gesù a chiedere perdono per le preghiere della Madonna e perché prima di incrociare lo sguardo di Gesù ha incrociato lo sguardo della Madonna. Guardava quel disgraziato e diceva: senti, figlio mio, alla muta, dai, guarda Gesù che ti perdona lui. Questo stava facendo la Madonna, non pensando ai suoi dolori, ma pensando alla conversione delle persone, unendosi al Fiat che gli chiedeva quel sacrificio inumano per noi. Soffrire con amore e per amore, non far soffrire. Ecco, è la nostra legge. Soffriamo noi, soffriamo noi. Non facciamo soffrire il prossimo. Non arrechiamo danni al prossimo. Non andiamo ad alimentare, a contribuire, a metterci il carico da 11, come si dice, sulla montagna di male che già c'è, perché ce n'è già abbastanza. Ma qui c'è bisogno di qualche anima coraggiosa. Che non dico che sia vittima, questa è una cosa grossa, ma nel piccolo almeno assuma uno stile differente, che è lo stile mariano. Pregate e fate penitenza, perché c'è un sacco di gente che va all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro. Vedi i pastori che fanno delle cose che non funzionano, prega per loro e digiuna e taci. Silenzio. Che è già troppo quello che si vede in giro, purtroppo. Ecco. Non serve che si vada a mettere il carico da 11. Le persone, i fedeli, io parlo da prete, parlo con le persone, sono scandalizzate di queste cose. E sono ancora di più scandalizzate quando vedono che qualcuno di noi, anziché, come dire, dialogare, calmare anche le situazioni, spiegare, chiedere scusa anche a nome del prossimo, perché non l'ha fatto Giovanni Paolo II, non l'ha fatto Papa Francesco un sacco di volte. Farsi carico dei peccati dei nostri fratelli anche nella fede e chiedere perdono. È doveroso. E però anche dire: sì, figlio mio, figlia mia, va bene, però sappi che insomma, cioè, la Chiesa non è una congrega di delinquenti, d'accordo? O di gente che sta tradendo il Vangelo. Ci sono tante cose buone, belle anche adesso, non soltanto nei santi canonizzati de 300 anni fa. E tu l'aiuti una persona. Noi non possiamo, non possiamo, non dobbiamo contribuire allo sfascio. E sempre nella Sacra Scrittura, Noè
Dobbiamo conoscere la Sacra Scrittura. A un certo punto, un giorno si era ubriacato. Il figlio non è andato in giro a dire: guarda qua, mio padre, dopo che il nostro Signore l'ha designato per essere l'eletto, per salvare il popolo, guarda, non si vergogna per niente che si è ubriacato. Stava nudo, l'ha preso e l'è andato a coprire. D'accordo? Compiendo un gesto di misericordia. È certo che ha sbagliato noi a ubriacarsi, ma non è andato in tutte le pubbliche piazze a dire: Noè si è ubriacato. Gli ha messo un vestito addosso per coprire le sue vergogne che c'erano, e non per dissimulare o per negare la verità e i peccati, ma per un'opera di misericordia, perché il peccato non serve andarlo a sbandierare ai quattro venti. Dove sta scritto una cosa del genere? Ma noi non vediamo anche la differenza, sappiamo la differenza che c'è tra lo stile civile e lo stile canonico. I processi civili, ma è bello quando una persona neanche è iscritta in un registro degli indagati e sta sulla prima pagina di tutti quanti i giornali, che non c'è un minimo diritto alla riservatezza, alla privacy, magari è stato incastrato, non c'entra niente e deve perdere subito la buona fame. Nella Chiesa non si agisce così. Nella Chiesa non si agisce così. Il processo canonico si svolge con la massima riservatezza, per il rispetto della persona del colpevole, anche se è colpevole, che se è colpevole al termine del processo canonico sarà punito e severamente, ma non messo alla pubblica gogna. Perché questo non è agire da figli di Dio. Non è. Il peccato non va sbandierato, già fa del male ad essere commesso. D'accordo? L'amplificazione, il diffonderlo, anche perché non serve altro che a fare ancora peggio. L'unica cosa sensata da fare è ripararlo, e lo si ripara con la sofferenza, prendendosi qualche croce e offrendola al Signore. Questo ci ha insegnato Gesù. Ecco. Il resto non è divina volontà, questo io ne sono convintissimo. È sempre almeno volontà umana, quando non sia proprio satanica. D'accordo, allo stato puro, e arte sottile per contribuire alla distruzione ulteriore. Quindi, tutte quelle cose che Gesù ha detto sono tutte successe, sono purtroppo gravissimi peccati commessi contro la Chiesa, gravissimi peccati commessi contro il Santo Padre. Il rispetto verso il Santo Padre sono diversi anni che. Non soltanto fuori della Chiesa, cioè che fuori della Chiesa vanno a simpatici e antipatici. Se un santo padre sta antipatico all'opinione pubblica, non ne parliamo. Se sta simpatico, d'accordo. Ma tra di noi, tra noi non può essere così. Perché il santo padre, simpatico o antipatico, ti piace o non ti piace, è il santo padre, punto e basta. In quanto tale, merita come persona per quello che rappresenta la massima riverenza, il massimo rispetto. Ma noi dobbiamo dare il buon esempio alle persone che non credono, d'accordo? E non assecondare, cioè c'è il Papa che mi piace, mi metto a fare il matto, d'accordo? E l'entusiasta, e il Papa che non mi piace, comincio a metterci anch'io il carico da 11, che in maniera intelligente cerco comunque di farlo apparire, di screditarlo agli occhi. Ma che cos'è questa cosa? Agiscono gli uomini così. Noi, riguardo alla gerarchia ecclesiastica, veneriamo l'ufficio, non la singola persona che lo ricopre, per la quale dobbiamo pregare perché il Signore l'aiuti ad essere all'altezza della sua situazione. E basta. Sono gli uomini che sono idolatri e quindi guardano la persona, e quindi se è gradita secondo i loro canoni, applausi, se è sgradita, pernacchie. E se poi la persona passa da gradita a sgradita, da sgradita a gradita, si passa da applausi a pernacchie, da pernacchie a applausi, come se niente fosse. Questo non c'ha niente di soprannaturale, non c'ha niente di divino, niente, d'accordo? Niente. Io penso che dinanzi a queste cose che ascoltiamo e che purtroppo si vedono e a volte anche sbandierate purtroppo pubblicamente, il comportamento di un figlio della Divina Volontà è una grandissima sofferenza, come Luisa manifesta,
perché non sono certamente delle cose divertenti, ma dopo questa sofferenza, come dire, dipendente dal constatare, bisogna anche porre in essere, nel nostro piccolo, gli opportuni rimedi, che sono: uno, farsene carico, non chiamarsi fuori, anche chiedendo perdono; secondo, pregare molto; terzo, soffrire molto; quarto, offrire molto; e quinto, sperare molto. D'accordo? Sperare molto. Perché se ci saranno persone, cioè dinanzi al dilagare del peccato, ci vuole soltanto un fronte, diciamo così, di persone che il peccato lo distruggono, come l'ha distrutto Gesù. Quindi, come? Con la croce si distrugge il peccato. Ci sono altri sistemi. Non rispondendo al male con il male, ma altro. Io concludo raccontando, tanto per far capire, ma si vede nel film di Fatto Molto Molto Bene, quello dove Padre Pio è impersonificato da Sergio Castellitto, che quando cominciarono gli albori della persecuzione contro Padre Pio, lui fu in primis, diciamo così, perseguitato dal vescovo, che sembra, non bisognerebbe dirlo, ma si vede nel film, che non fosse proprio tutta questa grandissima santità. Ma quando qualcuno gli andò a dire: ah, ti persegui da questo, non ti preoccupare, non ti preoccupare, adesso sappiamo benissimo chi è, ma lo mandiamo su tutti i giornali, Padre Pio divenne una belva, divenne. Come ti permetti di parlare così di un vescovo della Chiesa di Dio? Satana non si combatte con Satana. Vattene via e non me ne fa vedere più manco scritto al muro. Ricordiamo le parole: Satana non si combatte con Satana. E attenzione, sembra che quelle accuse fossero vere. E Padre Pio quindi si è fatto perseguitare, accusare da un vescovo che certamente non era un grande santo, d'accordo, ma che aveva diversi scheletri nell'armadio, senza battere ciglio. Questa è la divina volontà. Il resto, a mio avviso, sono solo astute e intelligenti manifestazioni di volontà minimo umana, quando, come già rivelato, non rilevato, non di peggio. O Divina Maria, ecco, tu sei un emblema vivente, insomma, di come ci si comporta dinanzi al peccato del mondo, dinanzi al peccato contro la Chiesa e dinanzi alla purtroppo dolorosa presenza del peccato tra i figli della Chiesa. Non soltanto ci hai dato l'esempio, ma ci indichi anche la via, ci hai dato da sempre, ecco. La via corretta è molto simile alla tua, con la quale vuoi che noi ci relazioniamo con queste situazioni problematiche, in maniera cioè mariana, cioè cristiana, cioè divina. Aiutaci e insegnaci a farlo, ma soprattutto persuadi il nostro cuore, la nostra mente, che la volontà di Dio è e non può essere altro che questa. E che quindi a questa dobbiamo adeguarci, seguendo le orme insanguinate del tuo figlio e i tuoi passi, ecco, bagnati dalle lacrime che hai versato e che versi per il nostro bene e per la nostra salvezza, e che offri al Signore unitamente i tuoi dolori, perché grazia e misericordia continui a scendere sulla Chiesa e sul mondo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti. Ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti, ti benedico da ogni male, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.